Questa settimana i giovani di Terra Ideale hanno protestato sotto la sede dei Verdi al grido «Ministro dell'Ambiente, dimettiti». È una vergogna che il ministro Pecoraro Scanio, da napoletano, non abbia un sussulto d'orgoglio e si dimetta, ha dichiarato Fabio De Marco, responsabile del movimento. Nel giorno della Befana, Terra Ideale ha portato sotto la sede dei Verdi una calza piena di carbone e variati sacchetti di immondizia. La manifestazione è continuata insieme ad altri gruppi di insorgenti con la raccolta delle firme per chiedere lo scioglimento della Regione Campania in base all'articolo 126 della Costituzione. Ecco il partito dei Verdi, ecco che gli portiamo al partito dei Verdi, il carbone, abbiamo il carbone, andate a firmare 10.000 firme partitano per accreditare questo governo, questo governatore. Noi pensiamo mai nulla, quindi con questo concetto che non li si può sconfiggere, non si sconfiggerà mai. Qual è la soluzione? L'iniziativa civile distaccata da interessi partitici e personali e iniziare a creare un'alternativa, se non